partiti. Primi metri di gara dal centro del Cugno a Tori Hansson, largo Montefanum, quindi sopra il rider Flair Denit, che è of Desire the Empress e Guelma Runner. All'attacco della prima piegata in giubba bianco-nera in vantaggio troviamo Attori Hanson in seconda posizione, in giubba verde con le stelle gialle Montefanum, con in terza posizione Flair Denit in giubba blu e rossa. In quarta posizione galoppa in puzzo giallo per Sopra Rider, con in quinta il bianco e celeste di Key of Desire. A chiudere ci sono The Empress e Guelma Runner. Quando si va ad attaccare la curva di fondo con in vantaggio Tori Hansson, che mantiene un'andatura moderata, in seconda posizione si mantiene Montefanum, con per vie interne galoppa Sopra Rider, per vie esterne Flair Denit, con in quinta posizione Key of Desire, quindi The Empress e Guelma Runner. Angelesato dalla conclusione con in vantaggio a Tori Hansson, in seconda posizione si mantiene a Montefanum, con per vie larghe Flair Denit, per vie interne galoppa Sopra Rider, quindi Key of Desire richiesto a maggiore impegno, con per chiudere The Empress e Guelma Runner. Quando 600 metri conclusivi, in avvantaggio troviamo a Tori Hansson che sta scappando nei confronti di Montefanum, quindi c'è la rincorsa di Flair Denit e Key of Desire sull'ultima curva. Tori Hansson a mente ai giri con Christian Zori, che l'ha richiesto a maggior impegno nei confronti di Montefanum, quindi Flair Denit e Key of Desire, è una netta di vantaggio per Tori Hansson che sta allungando nei confronti di Montefanum, quindi Flair Denit ai 150 metri conclusivi. A Tori Hansson che sta in piena fuga nei confronti di Montefanum, che cerca la rincorsa di Flair Denit, a Tori Hansson che sta allungando nei confronti di Montefanum, a Tori Hansson che viene a vincere nei confronti di Montefanum e Flair Denit, che finiscono bene per la seconda moneta dopo 7 corse consecutive. Questa volta la volta di Attori Hansson, con in sella Cristian Azzori, il training e il doppio di Pier Guido Meniconi, i colori del signor Giulio Pierantoni. Rivediamo lo slone, il monitor dell'ipporomo. La vittoria è per Attori Hansson, che viene a vincere nei confronti della seconda moneta. Ancora lavoro per il giudice, con all'interno Montefanum, all'esterno Flair Denit, che finiscono veramente appariati. Ma per la vittoria non c'è nessuna discussione, perché vince a Tori Hansson nelle telecamere, che ritornano sul vincitore con Cristian Azzori in sella. La quota al totalizzatore nazionale è 10,54. È tutto.